Buongiorno, buon mercoledì a tutte, belle donne. Sono qua ancora, mi sono incastrata qui dentro perché così ho tutto qui vicino a me. Dopo mi sposterò nell'altro angolino. Partiamo subito, subito, così 3, 2, 1 si parte. Vi voglio far vedere dei nuovissimi arrivi, un po' diversi, anche per cambiare un po' le nuance, così come il nuovo Burgundy, che è il colore che sta piacendo, perché in effetti non è il solito bordeaux rossiccio un po' retrò, è un colore più caldo, quindi ha quella nota in più perché è più vicino al nero, al marrone che al rossiccio, che anche a me sinceramente ragazze il bordeaux non mi è mai piaciuto, però bisogna rispettare tutti i colori e tutti i gusti, quindi questo è un colore un po' amaranto. Amarone anche lo chiamano, è un nuovo pantalone appena arrivato di Tensionain, è bellissimo perché ha un tessuto che proprio casca, lo sentite che è tanto e scivola molto. La cosa particolare è che hanno fatto questa bandina dritta con queste nuove pants che sono un po' diverse dal solito, non sono l'unica pants che si apre di solito qui davanti, ma è una pants diciamo doppia che scende poi andando giù in niente e crea questo tanto tessuto davanti alla bandina liscia, dietro all'elastico e dei bei passanti per una bella cintura. Sono bei lunghi, quindi anche chi è alto ha le gambe lunghe va benissimo, perché a volte con chi ha le gambe lunghe rimaniamo un po' lì così perché diciamo ma dai, li facessero 2 cm in più al massimo li tagliamo. Sono disponibili nella taglia S e nella taglia M e vengono 76 euro. Sono veramente molto molto belli e vestono bene. Guardate, questa è una S, ma guardate che bella vestibilità che ha, quindi su una S casca anche su un bel, per me, 42-44, veste benissimo. Comunque mi piace il tessuto che è tanto e logicamente è una viscosa autunno-inverno. Poi sopra sono partite, per chi le ama, queste righe, questo è un maglioncino che vedete che arriva proprio proprio giusto per non spezzare la figura, ma se volete potete pizzicarlo semplicemente così. È un maglioncino con delle righe che è un verde militare, un po' un verde un po' più caldo, più sul fango, e con il collo che ha il colore amaranto del pantalone e i due polsini nel color grigio, quindi collo e bandina sotto dello stesso colore e polsini grigi. E ha questo stemma che, perché quest'anno partono molto un po' gli stili collegiali, tipo il marchio, non so, del college, no? Che stiamo frequentando, insomma, questi simboletti carini. E è caldissimo perché è con alpaca, lana e viscosa, non fa pallini, è semplicissimo, un bel giro collo. Io ho già sotto la cashmeretta perché così mi cambio, ma in effetti ho un po' calduccio. Allora, sopra, oltre a questo, vi faccio vedere subito altri maglioncini. Calcolate che non vado dietro, così vi faccio già vedere. Posso un attimino, così vi faccio l'effetto sorpresona. Arrivo, eh? Poi vado nel camerino, per togliere i pantaloni. Allora, questo invece è un maglioncino maglia rasata, bellissimo, perché è per chi non ama i pesi troppo corposi, quindi è quella bellissima viscosa morbidosa che amate tanto. Vedete qua, a me escono le spalle color nero, ma perché ho sotto la cashmeretta, quindi questo è un maglioncino scatoletta morbido, vedete scende anche un pochino di più, un po' over, un po' così, veste molto bene, ha le maniche a pipistrello, morbidissimo, potete anche questo se lo mettete all'interno anche di una gonna, non vi fa fagotto perché non è troppo grosso, un bel giro collo e se volete potete usarlo anche di giorno con sotto una cashmiretta anche che fa da contrasto, oppure potete usarlo anche la sera andando a cena da qualche parte perché non è troppo caldo, però ha questi spacchi che creano un po' di suspense. Volevo farvi vedere che il polso è finito tagliato vivo, quindi vi fa un po' l'effetto manicotto. Anche questo bel peso, bella vestibilità, ci stanno anche dei segni importanti e viene 63 euro. Il maglioncino 89. Poi
Vado avanti ancora. Volevo farvi vedere l'altro maglione. Ogni volta me ne invento una pur di non continuare ad andare avanti e indietro. Allora, no, questo è l'altro maglioncino. Volevo farvi vedere addirittura passo dietro, così cambio anche il pantà e vi faccio vedere questo. Anzi, no, metto questa. Vi voglio far vedere questa bellissima, questa bellissima camicia. Ripete. Sono un po' incastratina, eh. La mia mamma direbbe, ma si può muoversi qui dentro, che picchiamo dentro ovunque, ho botte dappertutto. Vado. Questa è una camicia stupenda, in cotone, che non devo sporcare. Wow. Ce l'ho fatta. Arrivo. Allora, guardate, questa è una camicia meravigliosa. È una camicia in cotone, leggermente elasticizzata, ma semirigida, nel senso che non è proprio troppo morbidina. Un bel cotone, polsi importanti, alti, che logicamente se potete, se volete potete anche risvoltare. Questa è una camicia che va anche indossata su un jeans, lasciata fuori, chiudete tutto il collo e il bello è la finitura dietro che ha questa pensettina che si apre, poi scende sotto il sedere e mettete sopra queste spillettine. Quest'anno ci sono tantissimi accessori, giacche, camicie, sono molto accessoriate con le spille, tornano un po' agli anni 90 baby e se volete potete metterci sotto un bel paio di jeans oppure a me piacerebbero tantissimo un paio di pantaloni in ecopelle che vi faccio vedere. Metterei sotto un bel paio di pantaloni proprio in ecopelle, un po' rock così, a me piace molto. E questo è un pantalone in eco dove ho anche la taglia L, viene 87 euro. E la camicia è una camicia che secondo me, ad esempio io oggi in negozio indosso una camicia con sotto una gonna di raso e la camicia riesco ad usarla perché metto sotto la cashmiretta. Queste famose cashmirette vi fanno un po' da seconda pelle e se le mettete sotto la camicia riuscite a far vedere anche un po' le bellezze di queste camicie che vengono sempre coperte perché se è estate fa caldissimo e non mettete la camicia, se è inverno mettete subito sul maglione, quindi in questo caso con l'aiuto della nostra cashmiretta che è disponibile sia nel girocollo che in collo alto, in quasi tutti, in tutti i colori, praticamente riuscite a far vedere le camicie così come vanno indossate. Ma voglio farvi vedere, casca tutto Martinelli. Allora, volevo farvi vedere che quest'anno va tantissimo anche il maglioncino così, che è un maglioncino questo in viscosa morbidissimo, che potete mettere sulla camicia lasciando fuori camicia e collo, come quando andava il maglioncino con la camicia bianca. Ecco, torna un po' così. Molte di voi saranno contente perché l'hanno sempre usato. Quindi fuori va la nostra camicia bianca, sopra questo maglioncino meraviglioso con scritto Amour, tutto con degli strass, è una viscosa compatta fatta a scatoletta che sta benissimo anche nel corto, ha un bel girocollino, ma anche fatto così con sotto un bel jeans stretto oppure un jeans nero largo oppure una gonna stretta di panno oppure un pantalone in ecopelle. Starebbe benissimo e questo maglioncino è anche presente nel color rosso per le amanti del rosso, perché noi abbiamo le amanti del rosso che cercano sempre qualcosa di fuego con questi colori che spiccano, soprattutto per chi sta bene nel rosso, ossia le more, more anche di carnagione e more di capelli. Questo è un maglioncino a 59 euro, carinissimo. È caldo e non fa i pallini e gli strass sono presenti sia sul davanti del maglione che su tutte le maniche. È anche una bella idea regalo. Anche voi ometti, se state sentendo, fate finta di niente, potete venire qua e se non sapete esprimervi a volte a parole, comprate un maglione per la vostra
amata, e glielo mettete così. Tieni, questo è per te, e loro capiscono un messaggio di amore. Guarda che idee che vi do, vi faccio fare anche belle figure. Allora, cambiamo. Altra cosa che volevo mettermi, adesso arrivo, eh. Oggi è un bel districarsi. Righe, per fortuna questi pantaloni hanno l'elastico. Uno. Oggi me la prendo con calma perché altrimenti vado in panico. Allora, ok, arrivo. C'è un vuoto perenne. Allora, eccoci qua. Che prendo questo? Così vi faccio vedere. Che bello. Altra cosa che logicamente chi ha voglia può mettere è una minigonna. Tornano le mini con le pens. Questa è una mini colore blu notte con delle righine sottili sottili grigie e una lunghezza bella cortina da poter mettere anche con lo stivale, ma ho qualcosa anche di più corto, quindi non vi preoccupate. Questo è un maglioncino che per me è stupendo, è simile al maglioncino di prima, ma ha i bottoncini tutti color oro e ha sempre color vinaccia e avorio con i polsi verdone. E il fondo blu che a me piace tantissimo il blu, quindi potete benissimo metterlo anche su un jeans che vi faccio vedere. Questi sono dei jeans che stanno piacendo tantissimo. Guardate, questi jeans sono dei jeans a 79 euro, salgono bene di vita, vedete che in fondo sono ben morbidi, elasticizzati, scendono a palazzo con questa bella finitura che poi li si può anche accorciare e spostare. Salgono molto bene, quindi si vedono questi bottoni. Ma guardate che bello, un maglioncino così, stile college, un po' casual, finita bene, pulita. Mi piace tanto, tanto. E questi jeans vanno fino alla taglia 46. La gonnellina è proprio per chi ha voglia ancora di mettere le minigonne. Si può mettere benissimo anche una bella calza coprente. E poi per le figlie abbiamo questo bellissimo short che, a cui non ho resistito. È uno short con delle pants davanti e dietro è uno shortino così semplice, però è effetto gonnellina, non troppo aderente, di tensione in, che viene 89 euro. Ce l'ho nel color nero. Mettete anche una cosa così, poi adesso vi faccio vedere. Con sopra questo maglioncino stupendo, meraviglioso, fatto a bomberino in una lana grossa, che questo possono usarlo e lo si può usare benissimo anche come giubbetto per adesso, come cambio stagione. È un bomberino a 68 euro, tutto in lana con questi bottoncini fantastici. Ma mettete che bello questo shortino sopra bomberino, un bello stivalone, o anche potete mettere una calza con un anfibio. Ed è stupendo così. E ce l'ho questo nel colore nero, nel color latte che è écru. Questo è un panna per le amanti del chiaro, ok? E poi ce l'ho anche nel color grigio che è in vetrina. E questo short è disponibile in questo grigio stupendo, che non capisco perché non lo facciano anche nei pantaloni, quindi questo è un invito a Tensione In a produrre dei pantaloni in questo grigio piombo che è bellissimo perché lo puoi mettere un po' con tutti i colori, sta molto bene e non sbatte, e nel colore nero. Poi per chi invece ama il velluto e i completi, questo è un completo che sta andando tantissimo di tensione, pantalone largo, proprio abbiamo un velluto morbidissimo. Veste molto bene, in questo caso ho preso una M che veste davvero
Bene, bene, dietro alla taglia, alla tasca dritta, ok, stile modello maschile, questo scende bello morbido, viene 72 euro, e sopra ho messo la sua giacca che adesso vi faccio vedere. Lo so che pensate male di me e fate bene. Allora, questa è una giacca in velluto, a me va perfetta la M, sempre grazie al fatto che sono una libellula e ho le spalle come un giocatore di football americano, già di mio. Quindi abbiamo questa giacca in velluto con tutte queste spille meravigliose, stupende applicate sopra. Guardate come sta bene anche così. A proposito, gonnellina, giacca sotto maglioncino a righe, e avete un completo bello, caldo, originale, stiloso, e che potete benissimo spezzare tutto. Quindi la giacca ve la mettete benissimo anche su un paio di jeans blu o su un paio di jeans grigi, sul nero, però avete una giacca un pochino più sportiva perché il velluto diventa un po' più sportivo. Ok, altra proposta. L'altra proposta che vi faccio è lo smanicato o i capispalla. Allora, questa è una pelliccia, ecopelliccia a 156 euro. Non vi ho detto il prezzo della giacca. Il prezzo della giacca di prima in velluto è 109, ma guardate che meraviglia. Questa è un pellicciotto in eco, ok, tutto imbottito e foderato all'interno. È bello calduccio perché sembra anche quasi un po', cioè è bello pesantino, diciamo. Qua davanti lo si chiude con una fibietta, se volete, con la doppia fibbia. Fa una, diciamo, figura stupenda, perché veramente dovete toccarlo per capire se è vero o se è finto, perché è una bella ecopelliccia, non sembra un peluche lavato male in lavatrice. Poi abbiamo queste due fibbie, quindi è fatto a cappa, potete metterci sotto un maglione pesante, potete metterci sotto un 100 grammi corto se siete molto freddolose, potete metterci sotto una giacca, un abito maniche lunghe in maglia. Siete sciccosissime, il colore è stupendo perché è un colore tra il mastice e il grigio perla, quindi è neutro, va veramente con tutto ed è taglia unica. Questo, chi è amante di cose un po' sfiziose, calde ed originali, è molto bella, viene 156 euro. Finisco con i maglioncini. Allora, sempre abbiamo questo, lo metto qui. Allora, ho fatto maglioncini basici che me li chiedete sempre. Ho trovato la famosa V che di solito non trovo. Questa è una semplice V, maglioncino in viscosa che non pizzica, morbidoso, 36 euro, basico. Potete metterlo anche come sottogiacco, come semplice maglioncino usato da solo. Non ha una V troppo profonda, ma mi lascia respirare se ho quel senso lì che il girocollo vi dà fastidio. Poi, oltre a quel colore, c'è anche nel color nero, semplicissimo, basico, che lavate, stralavate e non fa pallini, non fa nulla, finito bene con il suo polsino semplice così. Poi abbiamo, allora, ho trovato queste maglie, perché non è vero, me ne è rimasta solo una, però è nera, quindi andrà subito. È una maglia in viscosa, però pesantina, costine, meravigliosa. Adesso ne ho richieste altre, spero che me le riforniscano. Allora, questa è una maglia girocollo, così, con fuori tutte le spalle, ed è bellissima perché quando c'è questo cambio stagione, se si vanno in certi ristoranti, locali, fa caldo quando ci danno dei pesi un pochino più corposi. Quindi queste sono magliette che comunque scaldano, fanno da sottogiacca, potete benissimo usarle in quasi tutte le stagioni, però hanno quel color nero che sempre richiediamo, ed è una maglia che mette, espone molto le spalle e le braccia, ok? Quindi qua, non so se volete far vedere il vostro tatuaggio nuovo o il lavoro del vostro personal con i pesi e far vedere il braccio tornito, è la vostra, ok? Questa è bellissima e viene 39 euro. Poi, questo è un colore più sul bordeaux,
Sempre costine con una viscosa più lucidina, sempre viscosa però, collo lupetto, non girocollo. Qui abbiamo il braccio nascosto fino a prima del gomito. Poi abbiamo i nostri manicotti che potete mettere o sopra la maglietta per far la manica lunga oppure lasciarli semplicemente arricciati sul polso se siete in un posto dove dite ho caldo, tolgo il manicotto, rimango con la mia mezza manica, oppure se dovete semplicemente anche usarlo come sottogiacca. Questo è disponibile in questo colore e nel nero a 25 euro. Poi volevo farvi vedere questo bel maglione, è un maglione semplicissimo, ce l'ho anche nel nero, ma molto bello, della Duda, fatto scatoletta, un pochino più lunghetto dietro e cortino davanti, semplice, un bel grigio con dei bottoni che decorano sul lato sinistro del collo, tre bottoni, ma per chi ama le cose semplici, questo è un maglioncino proprio caldo, morbidoso, non troppo pesante da usare tutti i giorni. Poi passiamo a quelli che sono questi jeans a cui non ho resistito. Sono dei jeans della Duda, torna lo skinny un pochino, non troppo quello che non fa passare la circolazione, ma un bel jeans morbido aderentino, perché andando anche gli stivali alti, questo va sopra lo, dentro lo stivale, oppure sta benissimo con una bella calzina un po' particolare, risvoltate il fondo del jeans, mettete una bella calzina, un bel mocassino anche bello rialzato, sta benissimo. È un jeans completamente glitterato, sappiate che glittererete il primo giorno, come ho fatto io, tutto ciò che vi passa o tutti ciò che vi passano intorno, ok? Sarete la donna glitter per un giorno, poi basta, poi si fissano e scendono, ma sono stupendi. È un colore grigio, bello elasticizzato, sale bene, comodo, fa anche da sera, se volete metterci, non so, sopra questo mettete quella magliettina che vi ho fatto vedere con fuori tutte le spalle, una giacca lunga sopra nera, semplicissima, siete già vestite. Se volete proprio completare il tutto, io ci butterei sopra il pellicciotto, che sia quello o che sia quello smanicato. Il jeans costa 87 euro, ma veste benissimo, cioè ha proprio una bella vestibilità ed è morbidoso. Poi, volevo terminare facendovi vedere gli smanicati, perché molte di voi mi hanno chiesto lo smanicato, perché in questi giorni e in questo ottobre che come sempre rimane un pochino più calduccio, se mettete quel peso in più vi viene la claustrofobia e caldo. Quindi io ho preso questi capi che sono dei gilettoni spiritosi, semplici, da mettere sopra la giacca, sopra una camicia, sopra un maglioncino mezzo peso, comunque avete l'agio di mettere e togliere, aver su qualcosa che comunque vi muove un pochino e vi copre, e in questo caso è un color cammello con le tasche avorio cammello e la banda finale sempre avorio cammello, per chi ama i colori che vanno un pochino più sul chiaro, e viene 69 euro. E ce l'ho anche per le amanti del nero con, diciamo, la finitura sale e pepe bianco e nero, sempre così, taglia unica, bellissimo. Se volete mettete una cintura in vita, lo rendete un pochino più grintoso, ma vi fa da mezzo cappottino, soprattutto se il tempo rimane mite, comunque lo userete fino a novembre, perché ormai ci siamo abituate a questo clima. Poi c'è un altro cappa un po' più cortina, che è piaciuta un sacco, questa la usa di più chi ama le cose un pochino più corte, con le taschine, punto riso la chiamano, che è questa finitura della maglia, spiritosissima, se volete potete finire con una bella sciarpona morbidosa maculata, che viene 24 euro, molto molto morbida, e questo invece rimane tipo, vedete che ha una chiusura tipo palloncino, sembra quasi un bomberone, ma fatto con queste maniche che appunto potete sovrapporre a capi un pochino più ingombranti sotto, senza che vi diciate madonna non mi passa la manica. Altro è questo nero uguale a quello che vi ho appena fatto vedere. Io continuo a insistere che a me sembra blu, ma invece mi dicono tutti che è nero, quindi è nero, così
Bello, comodo, anche messo con una gonnellina, comunque se avete sotto un maglioncino così e non volete già mettere il cappottino o qualcosa di un pochino più sostenuto, mettete questi qua che vi fanno un po' da cipolla e sono praticissimi, anche se mettete questi jeans con sotto questo, è una meraviglia, guardate che bello. Mettete uno stivalone, jeans, una camicia bianca. Quella che vi ho fatto vedere prima, tutta con le nostre spillette, è stupenda. Ok, andiamo avanti. Ho finito qua. Non è vero, non ho finito. Ma i miei due preferiti che vi stavo dimenticando. Questi sono i famosi golfettoni del cambio stagione. Vediamo. Hanno all'interno della viscosa, della lana e dell'alpaca. Sono caldissimi. Ho preso queste due nuance che secondo me sono molto molto facili. Allora, questa è nera, per loro è nera, quindi abbiamo il bianco con sale e pepe nero. Voi lo mettete così, avete su un bel giaccone, se volete mettete voi una bella spilla, potete mettere anche uno spillone qui davanti, ma scalda tantissimo perché è bello corposo. Lo potete usare di giorno, di sera, vi fa quella macchia anche di luce perché spicca molto il chiaro, non è troppo lungo, quindi va bene un po' per tutte le taglie e vi garantisco che lo usate tantissimo e viene 79 euro. L'altro colore è il colore grigio perla, molto molto raffinato, così, vedete se voi mettete anche un panta così. È piaciuto tanto questo pantalone che scende con la maglina in vita che stanno andando tanto, vengono 82 euro, non dovete toccarli da nessuna parte perché questa maglina è magica, si adatta a tutto, vi dimezza dietro il sedere perché otticamente parte tipo a metà sedere, quindi non fa tutto il sedere ma solo quel pezzettino lì che dite wow che bel culetto. Poi mettete il vostro pantalone che se volete potete accorciare e sopra un colore grigio perla, così è molto facile. Cambiamo un po' il colore, rientriamo un po' in quelle che sono le nuove gradazioni autunnali, ma siete sempre molto molto luminose. Adesso vi porto nel mondo delle borse. Vediamo un attimino. È svenuto. Martinelli, cosa puoi combinare? Ok, vediamo. Ok, dove sono io? Qua. Ok, allora, un'altra cosa che è arrivata. Questo è un maglione meraviglioso di tensionine fatto a maxi maglia, manica un po' tre quarti, bellissima color vinaccia, con sotto il suo, questa viene 64 euro con sotto il suo pantalone che casca morbidoso in questa viscosa. Guardate che bello, sale alto, poi scende. È una tutta chic, bellissima. Ho preso questo colore perché mi mancava, perché nera ce l'avete, bianca ce l'avete, beige ce l'avete, manca questo. Subito, chi adora il caldo e vestirsi comodo, prego signore. Allora, vi faccio vedere le borse che sono rientrate. Questa è la borsa postina, semplicissima, che è piaciuta molto. Non l'ho mai avuta nel colore nero. Ha questa maniglia che potete usare comunque a tracolla così, leggerissima, in pelle stampo dollaro, tutta intrecciata nel contorno. E sembra inutile, ma è molto molto capiente, leggera, facile e secondo me che potete usare su tutto, sia tracolla su un bel cappotto con una pellicetta, potete usarla per la sera perché non disturba, è la piattina proprio, non dà fastidio, viene 57 euro. Poi, sempre stando sul nero, ho preso questa bellissima pochettina per la sera, così finita un po' a fagottino con questa bella fibbia davanti. Qua abbiamo la sua cerniera, ci sta tutto quello che ci serve per uscire. Ed è una borsa anche spessina sotto, quindi non inutile, perché non le prendo più le borse inutili, perché basta, mi hanno stufato. E viene 37 euro tutta in pelle. Che ne dite di questa? Aspetta, che le allungo, così me la metto.
Allora, devo impegnarmi. Caspita, quando sono nuova e sono di un duro. Vediamo. Niente. Ah sì, ok. Allora, guardate che spettacolo. È una borsetta clutch semirigida, tutta in pelle. Bella dimensione, fibbia davanti, zip interna, bellissima da usare o così oppure la allungate tutta, la mettete come tracollina. Capiente, 52 euro, tutta in pelle nera, perfetta, nera, perfetto, non ci disturba la scelta del colore di sicuro. Questa è una borsa che ho preso perché queste sono le famose borse per tutti i giorni, che poi non togliete più. Semplicissima, patta davanti, fibbietta oro, pulitissima, zip dietro, mezza misura, quella che spesso cercate, qui non troppo grande, non troppo piccola, pratica, più la usate più diventa bella perché il pellame comunque si ammorbidisce, ok? E rimane sempre una borsa facile da usare, capiente per tutti i giorni, le altre due un pochino più per la sera o vari eventi. Altra borsa che ho preso perché mi piaceva l'idea della mezza misura come richiesta, è questa borsa color testa di moro, vedete, è una borsa che qui in mezzo ha uno scomparto comunque, poi ha le due zip. È pulitissima, non ha niente di strano, viene 52 euro, color testa di moro, perché il testa di moro me lo stanno richiedendo, tant'è vero che ho preso anche le mie cinture in pelle da usare nel jeans, nel pantalone, pulitissima, semplice, senza fibbie troppo particolari. In questo caso ce l'ho anche testa di moro come la borsa e ho fatto questa volta la fibbia sia nell'argento che nell'oro, quindi possiamo abbinarci agli accessori anche della borsa. Le cinture in vera pelle vengono 14 euro. Questa borsa ve l'ho fatta vedere, poi è rientrata con la catena fumé e ce l'ho anche con la catena argento lei, la solita nostra borsa che va sempre, non ha stagione, 49 euro in vera pelle. Bella pelle, bella spazzolatina, questa la sentite e poi l'annusate che è vera pelle e abbiamo la catena fumé con interno la nostra catena più lunga. Poi questa borsa è una borsa che voi direte: ma Cri, ma l'ho già vista, rivista, sì, ma è sempre venduta e stravenduta. Piace a chi piace quell'impronta un po' modaiola e pulita, semplice, patta davanti, bottone. Due scomparti all'interno, tutta in vera pelle, quindi qua la chiudete all'interno con il bottone, la patta la si chiude così. Poi ho scoperto che c'è una praticamente formula dove voi aprite questo e allungate tutto il manico, quindi non la potete portare solo così, ma anche a tracolla. Appena riesco a farlo, perché chi me l'ha fatto vedere l'ha fatto veloce. E mi ha fregato, fammi vedere se riesco. Allora, così, così, ok, ho già trovato. Mamma, mi credevo più ignorante. Invece a volte ho anche delle sorprese, guardate che intelligente. Questo è infatti questo manico che, tac, la mettete così e non c'è questo dovere di doverla tenere così, che a volte la stufa. Bella, semplice, leggera, pulita. Nera, sempre super gettonata, 79 euro. L'ho presa anche in questo colore che a me piace tantissimo. È un grigio fanghetto luminoso, elegante, perché mi viene in mente il mio amico Giorgio. Giorgio lo stilista, lui usa tanto questo colore. Allora me lo sento vicino con questi colori. Poi andiamo avanti. Per chi ama le nostre borse intrecciate, ho trovato questo nuovo modellino, che è un modellino a cestino, sacchetto, tutta intrecciata color fango, con la zip, morbida più che mai, finita con la nostra tracollina, ci sta su
giacconi, su cappotti, su piumini, su tutto, semplicissima, mezza misura, facile, borsa che quando iniziate a mettere non togliete più. E poi ho trovato anche nel chiaro l'altra borsa, come quella che avevo preso nel nero, l'ho trovata nel color fango. Vedete, questa è una tracollina, dentro la tracolla più lunga, finita benissimo. Vedete sempre tutte le finiture, le cuciture, le vitine, tutti i passaggi. Qua ha tutta la banda comunque intrecciata di pelle che finisce poi con la pelle liscia sia a destra che a sinistra. Bottone, ok, zip, e poi l'hanno usata ed è buonissima questa pelle, proprio pelle pelle. Poi per chi li cercava mi sono rientrati i portafogli intrecciati, belli grossi. Guardate, questo è un portafoglione con questa chiusura larga davanti, tutto intrecciato, lo si apre così, tutte le vostre tessere, anche qui dentro abbiamo i nostri scomparti, tessere, tessere, scomparto, scomparto, soldi, moneta. L'abbiamo marrone e nero al prezzo di 43 euro. Poi l'abbiamo invece testa di moro vinaccia, che si apre bene così, sempre botalato, sempre anche lui a 43 euro. Poi per chi invece ama il portafoglio in pelle stampo dollaro, quindi normale, vi faccio vedere quello che ho trovato perché mi è piaciuto. Zip tutta, come mi chiedete, ma guardate come si apre tutto, non solo un pezzettino, quindi tessere, tessere, scomparti, monetina centrale, e finalmente un portafoglio che si apre bene e avete la vostra, come mi chiedete voi, fisarmonica. E dietro ha la sua zippettina se dovete metterci le cose piccoline che non volete perdere. L'abbiamo marrone, nero e grigio. Prezzo, price, price please, let me know, 36 euro, tutto in pelle. Infine vi faccio vedere queste chicche. Allora, bellissime. Non ho resistito perché sono bellissime. Allora, guardate le finiture. Quando vi dico bellissime, non prendetemi come quella che dice bellissimo a tutto. È perché hanno delle finiture che vorrei spiegarvi sempre bene per apprezzare un po' la qualità del prodotto, anche se non ha un'etichetta davanti. Allora, porta cellulare, dove ci sta anche, secondo me ci stanno anche occhiali e fazzoletti, o lipstick, o chiavi, perché è bello spessino sotto. Allora, scamosciato, bottone davanti che vi fa questa apertura e vi fa questa apertura. Finito tutto in pelle con queste cuciture. Guardate che bella, questa è tutta pelle, dietro finito in pelle, scamosciato davanti, voi ve lo tenete tracollino sul vostro cappotto, piumino, è sciccosissimo, io me lo sono presa. Questo è un colore neutro, color fango, viene 24 euro, ragazze, è tutto in pelle. Qua vi dico, pensate già ai regalini di Natale che al massimo li appartiamo, però testa di moro è stupendo, nero è bellissimo. Questi tre colori li ho presi perché mi piacciono tantissimo ed è qualcosa di nuovo che chi ha tutto non può averlo perché è nuovo. Quindi, ok, ultima cosa, perché altrimenti poi mi dice, oh qui sei lunga e ho altri maglioncini, ma non posso stare qua, vedi anche ore sono? Vediamo l'ora, vediamo subito l'ora. Mamma, se chiacchiero, amiche, datemi uno stop, insultatemi a volte, peccato che non esca la voce da questo telefono. L'unica cosa, devo prendere il telefono. Vediamo un attimino di girare. Ok, volevo solo farvi vedere, come sempre, i pezzi finali della mia amata profumeria, dove vi faccio vedere la linea di Paillot, che è una linea bio molto naturale per la cura della vostra pelle.
Chi non ha voglia di mettersi troppe creme, questa è una crema di Payot a base di lavanda e oli essenziali che la consiglio a tutti i tipi di pelle delicata, vi fa sentire rinfrescate, non vi chiedo molto, solo una cremina 2 volte al giorno, così per ristrutturare la grana della vostra pelle, cambio stagione, un pochino di cura viene 44 euro, è buonissima. Poi, anche se non vi truccate troppo, questo è un olio fantastico, struccante, serve proprio per pulire il viso, ok? Quindi è un olio che voi mettete sulle vostre dita, lo scaldate appena appena, ve lo spalmate sul viso direttamente con le mani, poi inumidite un po' le mani e lo passate sul viso creando quella schiumetta. E poi lo rimuovete, non vi lascia la pelle unta, garantito, non vi lascia la pelle unta. Ed è un olio anche questo che non sembra, ma tutti questi olietti danno luminosità alla pelle. Non so come dirvelo. Poi l'ultimo è un olio per il corpo, se siete un po' coccolose e vi piace prendervi cura del vostro momento zen. Questo è un olio anche a base di oli essenziali e timo. Consiglio di scaldarlo un pochino prima di stendervelo e per non sprecarlo, perché io sono una brava venditrice, nel senso che dovrei cacciarvi dietro le cose, invece non le faccio. Per un po' tenervelo prezioso, lo mettete nella parte vicino ai vostri sensi, quindi verso il viso, quindi lo mettete sul décolleté, sulle braccia, che proprio vi rilassa. Se lo mettete prima di andare a dormire, perché inalate queste fragranze di oli essenziali calmanti che vi rilassano, quindi se lo mettete sulle gambe, dico un po' sprecato, vi darò un'altra crema magari per lì, ok? Poi, attenzione, cambio stagione, ci vediamo tutte le rughette del mondo, quindi preveniamole oppure curiamole. Questo è un roll, si chiama Fit Lift Tox. È un roll che fa effetto Botox, non come quello del mio amico chirurgo, assolutamente, ma messo tutti i giorni è una cura continua per levigare le rughette piccoline iniziali che sono soprattutto intorno agli occhi, chiamiamole rughe d'espressione, chiamiamole come vogliamo, ma quando le abbiamo lì ci fanno venire nervoso. Quindi tutti i giorni, sera e mattina, mettete questo roll nelle rughettine che vi danno fastidio, lui viene subito asciugato perché non lascia unto né nulla ed è proprio localizzato. Questo è un prodotto di Christian Breton che si è specializzato proprio nella ricerca di prodotti per il contorno occhi e qui seguo con questo prodotto che ha un pennellino sottilissimo da mettere tutti i giorni sulla base delle ciglia per far ricrescere più forti le ciglia e anche un po' allungarle, ok? Però va messo tutti i giorni e poi abbiamo questo rimmel che è un rimmel bianco, proprio come una pasta bianca, rinforzante per le ciglia. Quindi l'altro è un pennellino che va messo alla base delle ciglia, vicino proprio all'attacco della ciglia. E rinforza e cerca di far crescere di più le ciglia. Questo invece va messo proprio sulle ciglia, come se fosse un rimmel, prima di mettere il rimmel. Quindi rinforza, fortifica anche questo già il pelo. L'altro invece cerca di andare nel bulbo per farle crescere di più. 2 profumi per oggi, ve li butto lì così, che stanno piacendo tanto, sono Eterea, il profumo nuovo di Once, un profumo molto sensuale, molto caldo, che quando passate vi fa proprio la scia e vi dicono ma dove sei andata? Vi dico anche le fragranze, mandarino, bergamotto, ribes nero, pera, rosa, fava di tonka, gardenia, incenso e oud, ma vi garantisco che è proprio strong. E l'altro profumo che invece vi voglio consigliare è uno dei profumi più preziosi che ho, che è l'Oud Amber di Thibaut. Thibaut è una ditta, diciamo, molto molto artigianale, fa semplicemente 5 fragranze.
un profumo che anche questo è a base di ambra, è a base di vaniglia, è a base di zucchero, è a base di caramello. Ne basta uno spruzzo, guardate, proprio uno spruzzo garantito. E è molto molto persistente con una concentrazione del 22% di fragranza. Fragranza, quando dico fragranza, sono le parti più essenziali che formano un profumo. Ok, ragazze, io adesso vi saluto. Vi saluto, vi do un bacione. Buon appetito a tutte, sono qui, devo rimettere a posto tutto il macello che ho fatto perché oggi la Luisa non c'è e quindi vi lascio subito perché dopo devo andare a fare la pappa. Un bacione grande, ciao ragazze, buona giornata, ciao ciao!